Amici di Casa Massima Web, buongiorno e buon inizio settimana. Bentornati come al solito con la nostra rassegna stampa. Anche stamattina avremo i nostri tre quotidiani e un ospite che sveleremo più tardi. Ciao Marilena Rodi che è con me. Buongiorno Gianluca. Ciao Francesca Dell'Aia. Buongiorno. E andiamo a vedere subito i giornali. Stamattina abbiamo scelto Gazzetta del Mezzogiorno, Repubblica e Il Giornale. Partiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, nel taglio di prima pagina la politica e il fatto brutto di ieri dell'attentato che ha visto coinvolto le forze armate, le forze dell'ordine. Terrore, spari davanti a Palazzo Chigi, grave un maresciallo. Il PM, gesto deciso 20 giorni fa, poi voleva suicidarsi. I familiari, non è pazzo. Questo è l'occhiello della Gazzetta del Mezzogiorno, Letta, Mezzogiorno di fuoco. Il governo giura, un disperato ferisce due carabinieri, puntava ai politici, attacchi al Movimento 5 Stelle, Grillo, follia, il PDL, troppi veleni, ribelli PD, ok alla fiducia. Questo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che ovviamente riprende questo brutto fatto avvenuto ieri proprio mentre i ministri giuravano per la formazione del nuovo governo. Andiamo da te, Maria, andiamo da Francesca adesso. Sì, anche la Repubblica tende a trattare più o meno con gli stessi argomenti. La prima pagina voleva uccidere i politici. Terrore in piazza a Roma. L'attentatore è un muratore di 49 anni senza lavoro e rovinato dal gioco. Polemica sul clima anticasta. Grillo, il Movimento 5 Stelle è contro la violenza. Spara ai carabinieri di Palazzo Chigi mentre il governo giura. Un militare rischia la paralisi. Questa è la caratteristica in più, diciamo. C'è questo problema del militare che appunto rischierebbe anche la paralisi. Marilena, invece, per quanto riguarda il giornale. Io ovviamente vi dico qual è l'apertura. Il grilletto, chi la spara e chi spara. Dopo mesi di irresponsabile campagna d'odio da parte di Grillo e compagni arrivano le pallottole. Mentre il governo giura, un disoccupato ferisce due carabinieri e una donna incinta davanti a Palazzo Chigi. Puntavo ai politici. Ovviamente non possono mancare da parte di alcune testate gli strali verso il movimento di Grillo, che insomma sappiamo benissimo come ha fomentato le piazze in questi ultimi mesi. A proposito di questo, visto che abbiamo il nostro ospite questa mattina che svegliamo, è Valentino Sgaramella della Gazzetta della Repubblica. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Come possiamo commentare queste aperture, questo scaricare la responsabilità su Grillo? Che cosa pensi? Ma beh, strumentale, secondo me, Grillo è stato tempestivo ieri nel condannare fermamente questo atto di questo disperato, che non è un pazzo, vorrei sottolineare, come si era detto. È un disperato, diciamo che in questa situazione dovremmo attendercene anche altri, perché la situazione è veramente drammatica, ma certamente Grillo rappresenta una camera di compensazione, secondo me, di una violenza anche che è repressa, ed è incanalata, in senso democratico all'interno di questa società. Non dimentichiamo che qui ormai il ceto medio, la crisi sta colpendo il ceto medio, cioè intere famiglie sono sull'orlo del fallimento economico, perdono il lavoro, sono sempre di più quelli che vanno a rovistare nei cassonetti dell'immondizia, cioè non è una situazione veramente tragica. A proposito di questo, infatti, proprio l'editoriale di Feltri, caro Valentino, va proprio in questa direzione. Dice: dopo tanti suicidi, tutti motivati da una situazione economica resa drammatica dalla mancanza di lavoro e da un sistema fiscale persecutorio, non poteva mancare un salto di qualità, per usare un'espressione in voga con gli anni di piombo. Luigi Preiti non è uno squilibrato, ma un disperato. Quindi Certamente. diciamo che questa analisi è perfettamente in linea con quanto reputato, insomma, anche da Vittorio Feltri. Continuiamo Gianluca con Vado sulla la Gazzetta, Gazzetta. proprio riprendendo quello che diceva qui Valentino Scaramella, c'è un editoriale sulla Gazzetta a firma di Michele Parsipilo, il rischio di 10, 100, 1000 esasperati, proprio a sottolineare quanto dicevamo prima, che lo stato di crisi economica che attanaglia il paese può purtroppo portare a gesti estremi, condannabili ovviamente, ma gesti estremi. Tra l'altro ricordiamo che soltanto nel 2009, il 13 dicembre, è stato più o meno un altro esempio di questa, un'altra situazione di questo tipo, quando in Piazza Duomo fu colpito Silvio Berlusconi verso l'inizio. È una notizia che potrebbe quasi riguardare anche noi e l'analisi che viene fatta appunto all'interno di Repubblica. Il terrore, la cerimonia, cortocircuito in TV, in quello schermo diviso i tormenti del paese. Così l'attentato ha stravolto le regole di TG e canali di informazione. Tutti noi dobbiamo sempre essere allerte e sempre aspettarci che ad un evento possa esserne abbinato un altro, che possa Certo. appunto stravolgere appunto l'informazione.
persona in quel momento. Beh sì, anche Lucia Annunziata ieri durante la puntata di mezz'ora in diretta dal Festival Internazionale del Giornalismo si chiedeva proprio se i giornalisti fossero intervenuti con un minimo di eccesso di zelo, insomma, sulla notizia, anche perché stamattina proprio con Valentino, prima di andare in onda, ci chiedevamo ma le immagini di sangue non erano state bandite dalle riprese televisive. Lì ci siamo sorpresi entrambi perché ho detto ma evidentemente la cosa è avvenuta talmente velocemente che a un certo punto non si è neanche immaginato, non si è ricordato che questo doveva essere evitato. Giriamo pagina, penso andiamo direttamente alla questione governo. Gianluca, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo riprendere una notizia della Gazzetta, riguarda la luna del Morbillo. Allora, abbiamo una luna del Morbillo fra i cresimati da Francesco, da Papa Francesco ieri, per ricordare Melissa. Si tratta di Melissa Bassi, uccisa a Brindisi da una bomba. Tra qualche giorno ricorrerà l'anniversario di questo brutto attentato alla scuola Morbillo di Brindisi, e quindi c'è stata una luna dell'istituto nel quale Melissa Bassi studiava che è andata a far la cresima da Papa Francesco. La Gazzetta del Mezzogiorno in prima riporta proprio questa notizia. Dunque, cambiamo pagina, andiamo al governo. Repubblica, che cosa ci dice Francesca? All'interno di Repubblica sempre c'è un focus sul Premier. Letta punta al voto di tutti. Il mio è un governo di servizio. L'Italia non esiste fuori dall'Unione Europea. Oggi la fiducia alla Camera, domani al Senato. Io andrei a pagina 8 con il giornale e chiederei anche a Valentino di accompagnarmi in questa lettura, perché noi in maniera abbastanza profetica avevamo annunciato un ritorno della DC. Poi in effetti con la nomina dei ministri siamo arrivati proprio a, come dice anche lo stesso Paolo Cino Pomicino intervistato dal giornale a pagina 8, dice da ex DC vedo il ritorno della Prima Repubblica. Il politico di lungo corso dice i giovani del governo sono cresciuti nella balena bianca. Valentino, che cosa ne pensi? Assolutamente concordo, e la cosa è, se non fosse tragica sarebbe veramente comica, nel senso che noi abbiamo costretto un Presidente della Repubblica di 88 anni a fare lui a quell'età il badante, diciamo, a dei partiti politici che sono assolutamente imbelli, incapaci di intendere e di volere, per realizzare, per occultare il dissenso che c'è nella società italiana, un dissenso che ormai sfiora la ribellione, come dicevamo prima, e nello stesso tempo tentare di difendere i privilegi che ancora questa casta vuole mantenere. Abbiamo una sinistra che non è una sinistra, una destra che si dice liberale ma che di liberale non ha nulla, devono spiegare il motivo. Abbiamo un movimento di Grillo che è fatto di persone normali, incompetenti ed incapaci che sanno solo urlare e ribellarsi e basta, ma al momento poi della costruzione di un governo si sono tirati indietro, e questa è la situazione. Urlanti, incapaci e incompetenti, dicevi Valentino? Sì, nel senso che al momento io mi aspettavo da parte di questo Movimento 5 Stelle, anzi non mi aspettavo perché ero convinto che avrebbero fatto questa fine, mi aspettavo... Questa fine in che senso? Nel senso che al momento del dialogo, del colloquio con il Partito Democratico, avrebbero dovuto, diciamo, presentare delle proposte realmente concrete, anziché dire no, noi non vogliamo avere a che fare con nessuno. Ma perché tu lo reputi un partito a sinistra, il Movimento di Grillo? No, non lo reputo. Io reputo il Partito Democratico anche a sua volta incapace di ascoltare le istanze che provengono dalla società e di andare incontro. Quando si è trattato di dire aboliamo il finanziamento pubblico dei partiti, ma non ci sentono da quell'orecchio. Io ieri leggevo una dichiarazione del neo ministro delle riforme, Quagliariello, che non mi convince. Non si può dire in Italia aboliamo le province, risolviamo tutto con la legge elettorale, l'abolizione delle province, e diciamo incastoniamo tutto questo in una matrice costituzionale delle riforme. Ma non ti sembra che magari sia questo il trampolino, l'architrave sulla quale costruire un governo che abbia una durata non poi così lunga, che ponga le basi per una riforma, per approdare al presidenzialismo di fatto? Sì, dovrebbe, sì. Perché di fatto anche istituzionale. In teoria è come dici tu. Il problema è che il Porcellum l'hanno voluto i più grandi partiti italiani, cioè PDL e PD. In Parlamento ci sono personaggi del PD, ma sono venuti a fare i nomi,
che sono lì semplicemente per alzare la mano quando occorre votare, che sono, stanno lì per portare acqua al mulino del capocorrente. Non ne parliamo del PDL. Allora come fanno a fare questi, che sono gli autori del Porcellum, una riforma che neghi il Porcellum? Cioè, mi pare una cosa assurda. Nello stesso tempo noi avremmo bisogno di ritornare ai principi, e Rodotà secondo me era uno, vorrei spendere, se mi è consentito, 60 secondi. Prego, prego. 60 secondi. Una parola a favore di Rodotà. Cioè, Rodotà incarna l'autentico spirito della democrazia liberale, dei nostri padri costituenti. È un uomo di sinistra, è stato bocciato dal centro-sinistra, ed era l'unico, è stato l'unico che ha detto a Grillo: no, la marcia su Roma tu non la fai. Allora, guarda, a proposito di quello che dici, siccome più o meno noi giornalisti abbiamo l'obbligo di seguire le vicende, di analizzarle con un occhio critico abbastanza equidistante da quello che accade e di anticipare, volendo, anche gli eventi, non senza avere la palla di cristallo, ma sapere, annusare in che direzione ci sta andando. Quasi in maniera profetica, qualche settimana fa, insomma, avevamo anticipato che si stava traghettando la situazione italiana verso un ritorno alle origini, insomma, quello che è morto 20 anni fa adesso si ripropone. E infatti Cirino Pomicino nell'analisi dice: una mezza vittoria, se non tornassero in vita un partito socialista di massa, uno liberale e un ambientalista. Insomma, stiamo andando in quella direzione. E poi in prima pagina del giornale Alberoni dà la ricetta perfetta per un grande leader e dice: all'Italia servirebbe una guida tenace e sicura come Bismarck o De Gaulle. Andiamo sulla Gazzetta, Marilena, c'è una notizia che riguarda la nostra Puglia. La scuola, allarme della CGIL, Bari, cattedre tagliate, spazio alle classi pollaio, problemi anche per gli alunni disabili. Crisi, dice la Gazzetta, l'anno prossimo 66 docenti resteranno a casa. Quindi questo è l'allarme lanciato dalla CGIL e ripreso sulla Gazzetta in prima. Vengo da te, Francesca. Sì, potremmo ad esempio far riferimento a pagina 24 di Repubblica, laddove c'è una notizia invece internazionale della prima incoronazione del re in Olanda dopo 120 regine, cioè anni di regine. Festa arancione in Olanda per il trono di Guglielmo, domani l'incoronazione tra principi e 007. Quindi vedremo come andrà anche questa vicenda. Invece per quanto riguarda l'inserto economico, dal titolo Affari e Finanza della Repubblica, riporta una notizia relativa al Veneto, che viene spesso citato all'interno di questo giornale oggi, per le sue iniziative appunto industriali altamente tecnologiche. Il bel paese riscopre l'industria piccola, artigiana, ma super high tech. E questo è il tema della sesta edizione del Festival Città Impresa, la prossima settimana in Veneto. Imprenditori e economisti a confronto su come far emergere l'innovazione delle micro realtà che nascono attorno a un'idea. Ho citato proprio il Veneto perché il 1 maggio è previsto proprio appunto in Veneto una festa con tutti gli imprenditori, quindi il lavoro visto proprio come imprenditoria. Beh, già che ci siamo, abbiamo tirato in ballo il 1 maggio, ricordiamo che anche a Casa Massima ci sarà un'iniziativa in piazza dedicata ai bambini e agli adulti. Ci sarà anche una tavola rotonda alle 18, durante la quale si parlerà proprio di lavoro, disoccupazione e di giovani. Io chiuderei questa rassegna stampa prima di passare all'ultimo breve passaggio sullo spot. Valentino, ridurre l'IMU è possibile, dice il giornale. Ecco dove trovare i fondi. Il dossier per l'abolizione della tassa sulla prima casa è al vaglio del ministro Saccomanni. Le ricette dagli aumenti sul tabacco al cuore gioco al rientro dei capitali italiani in Svizzera. Ci dobbiamo credere? No. Secondo me, io non ci credo, credo che invece andrebbe adottata una politica di riduzione della pressione fiscale sulle imprese. Le imprese devono essere più libere dai lacci fiscali per poter assumere, per poter investire. Soprattutto l'IMU è una cosa che serve a noi per essere accreditati, è servita per l'Europa, non per fare cassa. Torno sulla Gazzetta, ultimissima notizia di sport, festa grande per la Sud-Est, la squadra della famiglia Palmisano ha centrato la promozione in eccellenza battendo 2-0 l'Ascoli Satriano con i gol di Belviso e Salvati, alla matematica certezza del salto di categoria. Siamo in chiusura, ringraziamo intanto l'edicola Luigia Catanzaro in Piazza Moro per averci offerto la lettura dei quotidiani e diamo appuntamento a domani mattina. Sì, in ultima analisi vorrei ricordare che siamo in diretta come tutti i giorni dal Macondo, il nuovo caffè letterario, dove sabato pomeriggio abbiamo ospitato Marcello Veneziani, uno dei più importanti, diciamo, al momento filosofi e scrittori nel panorama nazionale. Valentino, tu non c'eri, ma
Hai perso una grande e bella occasione lo per so, ascoltare una lirica, veramente un'arte oratoria mi sono già imparagonabile. affrustato abbondantemente. Bene, con questo salutiamo tutti i nostri ascoltatori e diamo appuntamento a domani mattina. Arrivederci. Arrivederci.